Buongiorno, prima edizione del nostro telegiornale. In apertura, la situazione legata al maltempo in Puglia è arrivata nella notte, la preannunciata nevicata sia in provincia di Foggia che per quanto riguarda le pianure, ma era già arrivata in precedenza anche nelle zone montane dell'Appennino Dauno, con parecchie città di montagna innevate e creando disagi alla circolazione pedonale e stradale. Intanto è stato riaperto al traffico il casello autostradale della A16 a Candela, che in precedenza era stato interdetto alla circolazione stradale. Si registrano ritardi su alcune linee ferroviarie tra i paesi più colpiti, le cittadine del Monti Dauno, in modo particolare Carlantino ed Alberona. Qui ad Alberona invece la macchina si è mossa immediatamente. Il sindaco di Carlantino ha protestato con la prefettura. Per ciò che concerne invece la pianura, particolare attenzione per Cerignola, Foggia, Manfredonia, Lucera e San Severo. La Protezione Civile e la Prefettura Dauna stanno monitorando la situazione, sostanzialmente confermando l'arrivo del manto nevoso che è arrivato nella notte. Le notizie dall'estero adesso: attentato terroristico in Turchia, a Smirne un assalto al tribunale cittadino a causa di un'autobomba ha provocato la morte di due vittime e sette feriti, oltre naturalmente all'uccisione dei due attentatori, mentre un altro terrorista è riuscito a fuggire. Secondo il governatore locale, l'opera di questa nuova strage di tensione è da attribuire al PKK, il partito del Kurdistan. Tra l'altro il premier, anzi vice premier turco Kaynak, ha detto, a giudicare dalle armi che avevano, sembravano che volessero fare un massacro. Intanto continuano le retate dopo l'attentato a Istanbul avvenuto lo scorso 1 gennaio, e mentre ancora non si riesce a capire chi sia l'attentatore, molte persone vicine a lui sono state arrestate, circa una ventina. In chiusura allo sport, il basket, una vittoria ed una sconfitta. Questo è il bilancio delle formazioni di basket Ofantino dopo la quarta giornata del campionato di Serie C Silver. La capolista Castellana Udas consolida il primato battendo in trasferta il Valentino Castellaneta con il punteggio di 81 a 79. Delude molto l'Olimpica Basket, che è stata sconfitta in casa dal Mola per 96 a 82. Questa partita era in importante soprattutto in chiave salvezza per i gialloblu, una prestazione davvero molto deludente con il pubblico che ha lasciato immediatamente gli spalti del Palasport Ofantino dopo la gara. Per il momento noi ci fermiamo qui, vi ricordo che un aggiornamento sull'emergenza neve lo avrete nella straordinaria delle 12, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale come sempre alle 14. Grazie per l'ascolto e a più tardi.